Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, siamo in un nuovo episodio della serie Fresh Messicraft. Allora, oggi andremo a fare una cosa che onestamente io non ho mai fatto da quando gioco a Minecraft, ovvero andremo all'esplorazione di un tempio marino, non mi ricordo nemmeno come si chiamano. Allora, in precedenza ne avevamo visti là in fondo parecchi. Quindi io direi, ci siamo attrezzati col secchio di latte per evitare quando arriva la maledizione. Ci prendiamo una bella barca e partiamo subito alla ricerca intanto del primo tempio. Ok, qua c'è un delfino che ci aiuta, magari ci porta nelle vicinanze di un tempio che, se non sbaglio, se non ricordo male, già ce n'era uno qua davanti, eccolo là sotto infatti. Allora, ci settiamo lo spawn là vicino, così metti nel caso in cui moriamo, almeno possiamo. Ok, ci mettiamo qui. Allora, con della terra qui ci andiamo a mettere il nostro letto, e anzi approfittiamo che è anche notte e dormiamo. Ok, il letto lo lasciamo qui, anzi addirittura accettiamo anche una torcia così lo vediamo. Poi andiamo a nuoto e proviamo a entrare da sopra. Eccola, la prima maledizione ci ha data subito. Allora, là c'è la prima, ok, l'abbiamo visto, sì. Quindi là c'è il primo boss. Magari se viene qua. Però una spada con contraccolpo non va bene qui. Ok, il primo l'abbiamo ucciso. Allora, dovremmo fare una cosa, ignorarli, berci un secchio di acqua, di latte e spacchiamo subito qua sotto. Allora, l'avevamo visto, era da queste parti. Ecco, già ci ha dato la maledizione di nuovo, però lui è là sotto. Attenzione che stiamo morendo, a proposito. Mangiamo subito. Allora, cominciamo a togliercelo dalle balle. Ok, anche quest'altro è tolto. Allora, là c'è il primo grosso, il primo boss. Allora, in teoria dovrebbero essere tre. Allora, facciamo una prova. Ci prendiamo un altro secchio di latte. E siamo pronti a entrare. Allora, mangiamo secchio di latte. Dai, appena me la sono tolta me l'ha rimessa, ma che bastardo. Vediamo se lo riusciamo a colpire da qua. Perché non lo prendiamo? Vabbè, questo. Allora, se ti stai un attimo fermo io mi curo. Allora, via questi secchi, facciamo così. Mangiamo di nuovo. Allora, veloci prima che ci dà la maledizione. Spacca, spacca tutto. Dai che lo stiamo prendendo. Via, 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 via. Allora, intanto l'abbiamo fatto anche male. Merluzzo crudo.
Allora, l'ingresso è lì, dobbiamo fare un'altra prova volante. Allora, recuperiamo la vita. Ok, stavolta andiamo direttamente all'attacco. Veloce. Ok. E questo è andato. Allora, facciamo così, torniamo un attimo a casa. Ci andiamo a prendere un paio di secchi di acqua, di latte, e poi torniamo. Allora, abbiamo fatto il pieno di latte, anzi ho preso stavolta più secchi rispetto a prima. Ho messo a cuocere la spugna, quindi si è asciugata ed è pronta quindi per essere usata e quindi per assorbire l'acqua all'interno del tempio. Quindi torniamo lì. Nel frattempo mi sono preso altra terra. Allora, vediamo se da qui intanto vediamo l'altro, gli altri due. Magari si vede la coda, qualche cosa che esce di fuori. No. Ok, altra maledizione. Allora, respiriamo e scendiamo nel buco che abbiamo fatto prima. Aspetta che me lo sono perso. Ok, eccolo qui. Allora, scendiamo un pochettino ancora. Allora, vediamo se funziona, se mi ricordo bene. Ok, perfetto. Intanto abbiamo asciugato questo pezzo. E già qui respiriamo tranquillamente. Quindi questa ora ce la prendiamo. Ecco, dovevamo portarci una fornace. Ecco cosa non ci. Cosa abbiamo dimenticato. Pezziamo un attimo questa qui. Poi dopo non la possiamo togliere. Quindi attenzione. Facciamo una fornace. Nella fornace mettiamo il legno di abete. Cuociamo questa. Ok, la spugna è pronta per essere utilizzata di nuovo. Togliamo tutto. E usciamo sopra. Spacchiamo qui. Scendiamo, spacchiamo ancora, vediamo se lo troviamo. Niente. Scendiamo ancora. No, vabbè, qua siamo fuori dal tempio, quindi niente. Allora, usciamo. Facciamo così, scendiamo. Nel frattempo ci prendiamo anche questa. Ok. Quindi qua dentro non c'è. Facciamoci delle vie d'uscita. Ok, appena in tempo. Allora, qua non c'è. Su questo non ci piove. Via, troppa gente, via. Allora, da qua può essere. Via, via, che ci abbiamo per un pelo. E andiamo sotto. Proviamo dall'entrata principale, che dovrebbe essere questa, se non sbaglio. Ok, io qua userei la spugna subito. Ottimo.
Allora, prendi e spacchiamo tutto. Vediamo cosa c'è in giro. Perfetto, qua ci sono altre spugne, ottimo. Prendi queste spugne. Spacchiamole tutte. Ragazzi, queste tante spugne sono cosa buona veramente. Ok, prendiamoci tutto quello che c'è qui. E per adesso possiamo uscire, se ce la facciamo a uscire. Veloce nuota. Ok. Quindi così abbiamo 6 spugne. Sappiamo che là sotto ce ne sono tante altre. Al momento sono tutte bagnate, quindi le andiamo a cuocere. Qua posiamo queste. Allora ragazzi, siamo ritornati. Soprattutto non abbiamo la maledizione. Io approfitterei subito per fare un buco nel primo punto che ci piace, tipo da quella parte, ma mi sa che non ci arriviamo. Vediamo. Eccola, infatti ci è arrivata subito la maledizione, maledetto. Allora, il primo l'abbiamo preso da là. Allora, prendiamoci le spugne nel frattempo. Ne ha fatta solo una. Allora, stavolta abbiamo 7, 8, 9 secchi di latte, quindi sto colpo siamo abbastanza protetti, diciamo. Ok ragazzi, siamo pronti. Stavolta entriamo da questo lato, quindi secchio di latte e via, cominciamo a bucare. Vediamo se qua. No, buca. Di qua non è. Cominciamo a ammazzare qualcuno qua, perché sennò via, vieni qua. Oh, usiamo subito una spugna perché qua ci anneghiamo. Ok. Ah, qua c'è un altro là. Che t'avevo visto? Vediamo con l'arco se muore, sì. No, con l'arco non muore. Allora, curiamoci di corsa perché qua stiamo muovendo noi. Qua muove, maledetto. E c'è. Magari se ti prendo con la spada. Ok. Vabbè, per adesso possono anche bastare. Allora, ecco, stavo dicendo, andiamocene prima che arriva la maledizione. Ok, abbiamo 18 spugne, però non sappiamo dove cazzo sono gli altri due, maledette, che ci stanno rompendo le balle da tutte le parti. Allora, cerchiamo di uscire, anzi, prima di uscire prendiamoci un'altra di latte e scaviamo qua sotto, vediamo. No, qua non c'è. Allora, io farei una cosa a sto punto. Spacchiamo di qua.
veloce entra. No, qua ci sono altri di loro. Ma e qua c'è l'altro, veloce, via. Eccolo, muovi maledetto. Ok, e lui è andato. E il secondo è finito anche. Ora via, usciamo, usciamo perché qua sono parecchi. Usciamo perché ci muoviamo. Via, 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 via. Ok, c'è l'ultimo allora. Ok ragazzi, allora partiamo di nuovo. Stavolta andiamo da questa parte, quindi latte e cominciamo a scavare. Qua non c'è niente, vediamo sotto. Anche qua niente. Ok, qua finisce. Quindi usiamo una spugna qui. E intanto recuperiamo aria. Questa ce la riprendiamo. E adesso andiamo di qua. Veloce prima che ci dà la maledizione. Allora, qua siamo dove eravamo prima. Qua è dove abbiamo ammazzato quello di poco fa. Ah, maledetto. Allora, ammazziamolo qua dentro che sono più facilmente. Esatto. Allora, se non sbaglio, qua dentro ci dovrebbe essere tipo il tesoro della. Siccome sono curioso. Spacchiamo subito. Sì, blocchi di oro. Guarda quanti blocchi di oro. Ok. Quindi solo questi? Va bene. E qua possiamo uscire. Ultimo secchio di latte. Ce lo prendiamo. E andiamo a cercare subito dall'altro lato. Vediamo se di qua. No, qua non c'è niente. Vediamo qua. No. Allora, qua siamo fuori. Vediamo di qua, già siamo entrati. Da cazzo può essere? Da questo lato? Ok, allora si torna sopra e devo tornare a casa a prendere altro latte, quindi ci vediamo tra poco. Purtroppo ci siamo persi una clip, almeno proprio mentre, dopo che ho ammazzato l'ultimo dei guardiani, abbiamo perso la clip, e quindi comunque sono riuscito a ucciderli tutti e tre. Infatti, come vedete, non ci stanno maledicendo più. E quindi adesso semplicemente vado sotto e poco a poco ripulisco tutte le stanze, mi prendo tutte le spugne, tutto l'oro e tutto quello che c'è da prendere. Quindi è semplicemente questione di tempo. Ci vediamo tra poco, appena ho fatto tutto. Allora ragazzi, come vedete, un bel po' della fortezza qua, del tempio sottomarino, l'abbiamo. Guarda, qua sono rimaste ancora altre zone piene di questi stronzi. Facciamo entrare e li ammazziamo con calma. Ecco, vedete? Ancora resistono, diciamo. E allora noi gli facciamo. Abbiamo usato un bel po'. Ho usato prende un bel po' di spugne. E con queste prende ho bloccato tutta sta zona. Ma come vedete ancora alcune parti. Molte parti sono. Oh, guarda che bello, senza acqua non fai più il gradasso, eh? Dove sei? E muore.
Allora, eccoci di ritorno a casa. Qua la zona è tranquilla per fortuna, ma per strada avevo visto un bel po' di creeper. Allora, entriamo dentro. Mi dispiace solo per l'ultimo boss che abbiamo ucciso e purtroppo abbiamo perso la clip. Queste ce le prendiamo anche, quindi facciamo un piccolo riassunto di quello che abbiamo preso. Vabbè, a parte tutti i blocchi di costruzione, ma soprattutto abbiamo preso 44 lanterne marine, 8 blocchi di oro, 49 cristalli di prismarine e altrettante schegge di prismarine un bel po'. Quindi diciamo che la missione è stata molto redditizia. E allora, ragazzi, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividete e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video e da parte mia è tutto, ci vediamo presto. Ciao ciao!